l'ho fatta, ciao. Ciao. Un mezzo secondo semplicemente per dare un benvenuto a tutti da parte di Xbook Milano. Qui alla mia destra c'è il nostro speaker di questa sera che lascio presentare dopo, però spoiler è qui, Gabriele. E qui di fronte a me ci sono due degli altri organizzatori. Dai, alzatemi un secondo, così. Ne manca uno stasera, forse arriva, ancora non lo sappiamo. Benvenuti, godetevi questa oretta e qualcosa di talk abbondante, poi facciamo due chiacchiere con Gabriele e... Primo? Prima, c'è un'introduzione, prima, dove sì. Siamo? So, vedo che arriva ancora qualcuno. Venite, prego, prego, appena iniziato. Anche lui arriva con un gincana. Ciao. Bill ci ospita per questa sera. Sono Gabriele Petronella e vi lascio raccontare da lui cosa fa Bill. Sì, ma veramente 10 secondi. E innanzitutto grazie a tutti di essere venuti, a me fa super piacere ospitare vari meetup di Milano, perché questo è quanto, da quanto capisco è un sacco di anni che c'è, quindi complimenti. Anche sì, noi ci proviamo, ma non è, sappiamo tutti che non è facile. Non saprei dirti una cifra precisa, però. L'avevamo fatto il conto, forse dal 2003. 2002-2003. Sì, no. Complimenti, noi organizziamo il meetup. Non noi, No, no, beh, per noi c'è stato un passaggio. Altro Gabriele è un ex organizzatore di lui. Sì, come dicevo, anche noi organizziamo un meetup, organizziamo il meetup di Scala da qualche anno ormai, e siamo founder anche del meetup di Milano TS, che adesso è, diciamo, gestito dalla community. E c'è tra l'altro un incontro settimana prossima dove appunto si parla di TypeScript, se qualcuno è interessato. E niente, quindi Buildo come azienda fa sostanzialmente applicazioni web custom tailored, quindi su misura per business di vario genere. Come tecnologie, visto che la platea si presta, usiamo Scala, TypeScript e poi abbiamo tutta la parte di infrastruttura su Docker, usiamo tante belle tecnologie collegate tipicamente su AWS. Basta, in realtà stiamo assumendo come tutti, e quindi se siete interessati a una delle keyword che ho detto negli ultimi 10 secondi, mandateci un CV, è facile trovare dove. E basta. Abbiamo grazie, tutte le coordinate. Grazie per l'ospitalità. Direi che aspetta un secondo, Gabri. Sì. Gabri, è vostro questo telefono? No, c'è un telefono che suona, ci dicono. No, quello che è mio. Ok. No, perché io ho messo giù... Alla cattiva perché non sapevo come mettere muto. Molto bene mettere giù, adesso però... Adesso lo lascerà Gabri. Pronto, prova? Sì. Siamo live, ok. Allora, intanto vabbè, grazie anche da parte mia agli organizzatori per avermi dato questo spazio per parlare di questo argomento che mi sta molto a cuore, e a Buildo per ospitarci, il rinfresco, tutto quanto. E ovviamente non funziona. Ok, sono Gabriele, come già detto. C'è un delay in più. Su Twitter mi trovate come Racing Developer, e di recente, questa cosa qui io sapevo che... da poco lavoro con Connexo come technical agile coach, e fino a poco tempo fa facevo lo sviluppatore. Poi mi sono accorto che la mia soddisfazione più grande veniva dal lavorare con gli altri sviluppatori per aiutarli a migliorare le pratiche tecniche di XP, a migliorare il processo, e quindi ho detto ma proviamo a fare il coach a tempo pieno, e mi sto divertendo parecchio. Chi siete voi? Sarebbe bellissimo avere 30 secondi ognuno, però ho paura che se iniziamo a fare un minuto, 30 secondi ognuno, poi dopo andiamo a casa e non parliamo di nient'altro, quindi useremo un metodo più agile di alzata di mano, e quindi ho visto da Meetup che ci sono un po' di persone che erano first timer. Siete qua? Oh, grandi! Welcome da parte dell'XPUG, benvenuti a questa community, che appunto è la community storica su XP. E poi, alzate la mano se praticate TDD. Chi di voi pratica TDD? Praticamente la maggior parte. Chi ha mai provato i mock? Fantastico. E a chi non piacciono i mock?
Ah, dai, pensavo peggio, pensavo potesse essere una serata più interessante, più difficile. Per prima cosa, appunto, parliamo di outside in TDD. Cosa significa outside in TDD? In realtà, in generale, outside in TDD non è nient'altro che dire partiamo dall'utente che vuole fare qualcosa e partiamo proprio a guidare il nostro sviluppo dell'applicazione da questa prima interazione. E guidiamo tutto lo sviluppo partendo dall'esterno. Come lo facciamo? Partiamo da un test a grana molto grossa che abbraccia una quantità di codice enorme, tipicamente può essere un test anche end-to-end, un test non necessariamente end-to-end, ma spesso e volentieri diventa un test end-to-end, definito test di accettazione. E questo test diventerà verde solo quando avremo finito la nostra feature. Quindi resterà rosso fino a quando non avremo finito di sviluppare tutto il codice che ci serve per completare la feature. E all'interno di questo abbiamo tanti piccoli cicli di TDD in cui andiamo a sviluppare tutte le nostre classettine o componenti che ci servono. E quindi seguiamo un andamento proprio sempre dall'esterno verso l'interno. Che detto così, uno dice sì, ok, ma l'inside out che sarebbe? Cioè l'opposto dell'outside in? Non lo so, nel senso che mi è sempre venuto naturale pensare al TDD in questa maniera e non parto da una classettina all'interno, scrivo il test su questa e poi dico ah, ok, ma come faccio a usare questa classe? Quindi mi muovo su una classe più esterna che chiama questa e faccio TDD su questa. Può essere chiamato TDD? Ma forse sì. Io lo vedo più come test first, nel senso che col test non è che riesco a guidare più di tanto, è più un lavoro di, ok, supponete di dover scrivere, non so, del software per guidare il software di una cassa in un negozio. E quindi quando scansiono qualcosa devo stampare, leggo il barcode e devo stampare il prezzo a video. Con outside in TDD inizio proprio dall'oggetto più esterno, quindi dato questo barcode mi aspetto sul display questa roba e poi piano piano magari inizio a capire che mi serve un repository per leggere i prodotti, mi serve una classe che fa il display e inizio a estrarre tutto il mio dominio e le classi che mi servono. In quest'altro approccio potrebbe essere, boh, parto dalla classe prodotto, poi, ah cavoli, ma da dove tiro fuori il prodotto? E allora scrivo il repository e quindi vado un po' a ritroso dall'interno verso l'esterno. È un approccio che non ho mai usato, però era giusto per, come dire, fare un po' di framing sui due approcci. Il titolo del talk però non è solo outside in TDD, è outside in TDD mockist, con i mock. Che vuol dire? Abbiamo in TDD due scuole, diciamo, principali di TDD. La cosiddetta scuola classica del TDD, quella di Ken Beck, detta anche Chicago School, quella di Ken Beck, Uncle Bob, quella diciamo più quella originale, americana, sì, e poi la seconda scuola che è arrivata un po' più tardi, la cosiddetta London School di Ned Price, Tim Freeman, Sandro Mancuso, J.B. Rensberger, cosiddetta appunto London School mockista, e vediamo un po' in cosa differisce l'approccio. Nella maniera classica quello che succede è che io appunto inizio dallo scrivere un test su una classe qualcosa e inizio tagliando le mie funzionalità in maniera sempre cercando di essere verticale, inizio a scrivere tutto il codice piano piano che mi serve. A un certo punto quindi metto un po', come dire, tutto il mio codice in uno scatolone solo. E a un certo punto inizio a accorgermi e dire ah, guarda, c'è della duplicazione, quindi questa roba qui duplicata la vado a estrarre in un'altra classettina, un altro scatoloncino. Quest'altra roba qui pure c'è della duplicazione o non esprimo l'intento e la vado a estrarre in un altro scatolotto.
E quindi, insomma, quello che vado a fare è, appunto, scrivo il test rosso, scrivo il mio codice, lo metto in uno scatolotto, questo scatolotto diventa sempre un pochino, sempre più, come dire, pieno o mescolato di codice che magari inizia a avere... si vede? Riuscite? È un po' piccolo. Sì, le arti grafiche non fanno per me, perciò non è che state... Ah, ok, ah, perfetto. E quindi questo ammasso di codice man mano diventa sempre più sporco, più incasinato, e quindi man mano applico appunto il refactoring per renderlo più pulito, e quindi inizio a capire quali sono tutte le altre varie classi, le altre varie componenti che mi servono. Nell'approccio invece... mochista, quello che faccio è parto sempre dalla mia classe, dal mio scatolotto, e mi accorgo e faccio un attimo più di ragionamento upfront sul design e dico, però aspetta, devo recuperare il prodotto, so già che il prodotto non è che voglio collegarmi, non voglio collegarmi al DB da dentro qui, o non è una roba in memory, quindi facciamo così. Iniziamo a ipotizzare che ci sia un ruolo, che ci sia un'astrazione che mi permette di leggere questa roba. E quindi questa cosa non avviene per refactoring, ma avviene mentre scrivo il test. Quindi mentre scrivo il test, oltre a definire magari l'API iniziale con cui esercito la mia classe sotto test, inizio anche a ipotizzare quali possono essere i collaboratori o i ruoli di cui ho bisogno. E quindi... quello che vado a fare è un pochino più di design up front. Quindi, nei due diversi approcci. In questo approccio qui la fase di design dove avviene? Nel refactoring. Abbiamo una piccola fase di design quando comunque vado a definire l'API iniziale, poi man mano, quando applico il refactoring, è il grosso del design. In quest'altro approccio, invece, ho decisamente un pochino più di design up front rispetto all'altro, ma non è che non è proprio però non è TDD, non è che stai, in realtà in questo caso il test diventa come andremo a vedere una sorta di cartina tornasole del design, quindi il test mi diventa un feedback sul design che poi magari mi va a dire guarda sta roba qui non ha senso, piuttosto che sta roba qui meglio separarla in altre due classi. È chiaro che in questo approccio qua è un pochino, può essere un pochino più lungo, nel senso che se veramente lo applico in maniera, diciamo, by the book, e quindi veramente aspetto tutte le volte di poter fare refactoring, la regola del 3, della duplicazione, eccetera, eccetera, può diventare un pochino più lunga, diciamo. In quest'altro approccio qua, invece, ho possibilità di sperimentare, di fare dei piccoli esperimenti col design in maniera molto più rapida e dire, ah, vediamo se questo collaboratore qui ha questi messaggi, collabora con questo, cosa viene fuori. E i test diventano la cartina tornasole che poi mi fanno prendere altre decisioni sul design. Quando andiamo appunto a dire... forse qui avrei bisogno di un collaboratore, forse avrei bisogno di qualcos'altro, è il momento in cui andiamo appunto a usare i mock. Mock. Io adesso, fino adesso, ho usato la parola mock in maniera, come dire, universale in realtà, per indicare una famiglia di, come dire, di, in italiano potrebbero essere definiti fintoni di classi, di controfigure, esatto, che uso all'interno dei miei test, ma che in realtà appunto è una famiglia molto più estesa. Nel suo famoso articolo Martin Fowler infatti ci va a definire in realtà cosa c'è dentro questa famiglia di test double. Infatti spesso e volentieri noi diciamo mock e indichiamo con mock qualsiasi cosa che non sia l'oggetto reale, quando in realtà abbiamo diverse tipologie. Andando diciamo più o meno da un livello
di intelligenza intrinseca del test double più basso a un livello pochino più alto, abbiamo queste categorie appunto prese sempre dall'articolo di Fowler. Il dummy, che è semplicemente un'implementazione di qualche tipo di oggetto che non fa nulla, è totalmente inerte e mi serve sostanzialmente solo per essere passata come parametro quando non posso passare null o una stringa vuota o qualche valore di default, e non fa niente, cioè se voi lo chiamate, se è un metodo void non fa assolutamente nulla, se è un metodo che torna qualcosa vi torna un valore di default tipo stringa vuota o qualcosa del genere. Il fake, che invece implementa un po' di logica, tipico esempio è un repository in memory o appunto il database in memory, funziona, è un'implementazione semplificata che solitamente non viene usata in produzione e tipicamente viene scritta a mano. Lo stub invece è una cosa che solitamente viene fuori da una libreria, quindi posso crearlo al volo quando mi serve, e ha delle risposte fisse su predeterminati messaggi che vado a programmare prima e non può, diciamo, non sa rispondere, non sa fare nient'altro se non le cose che gli ho detto. La spia è appunto uno stub che però registra anche, appunto è una spia nel senso che registra anche tutte le chiamate che riceve, e quindi successivamente posso chiedergli: ah, ma tu sei stato chiamato n volte, quanti messaggi hai mandato, quali messaggi hai mandato? Ad esempio appunto un email service che registra tutte le interazioni che riceve. E finalmente il mock, ossia un oggetto preprogrammato con delle expectation che appunto formano le specifiche di chiamate che lui si aspetta di ricevere. In realtà appunto nelle librerie, spesso anche nelle librerie di mocking, il comando per generare un mock per generare un test double è mock, però ci vuole un po' prima di arrivare a un mock. Adesso vedremo un attimino come. In realtà non è che ho generato subito un mock, ho generato un test double, poi dipende un po' come lo programmo, può essere uno stub, può essere un mock, potrebbe anche essere un dummy in alcuni casi. E appunto, ma la cosa che appunto spesso mi sento dire è: cacchio, ma sì, tutto bello, però i mock fanno schifo, il design che viene fuori, i test sono accoppiatissimi al design, non si capisce una mazza nei test. Altre hai fatto design prima, ripeto, e tutta una serie di, in realtà, beh, sull'hai fatto design prima magari devi anche mantenerli, devi mantenerli. Quindi della libreria, esatto. Ok, quindi hai un accoppiamento anche alla libreria, questo sì. Diciamo che quello che mi interessa di più in questa presentazione è l'aspetto di design e di test. Sulla libreria, ogni volta che usi una libreria, in qualche modo ti accoppia quella, quindi a meno che, cioè, specie nei test, non è che c'è tanto. E in realtà la mia risposta spesso, quando vado a vedere poi il codice, mi accorgo che in realtà il problema non è che sono i mock, ma è come sono stati usati o il design a cui sono stati applicati. E mi sono accorto appunto che questa roba è il percorso che ho fatto anch'io, in realtà, perché anch'io quando ho iniziato a usare i mock ho fatto un milione di errori, mi sono trovato nella stessa situazione e poi piano piano, una martellata dopo l'altra, ho iniziato a capire. Lo strumento che usiamo questa sera è JMock, che qualcuno è in Java. Di solito faccio gli esempi in Java perché più o meno è il linguaggio che tutti riescono a leggere. Lo strumento JMock non è, diciamo, lo strumento più user friendly che esiste per appunto fare come libreria di test double, però è rilevante perché in realtà JMock è quello che è la libreria che è stata scritta da Ned Price e Freeman quando hanno iniziato a introdurre a Londra appunto questo nuovo modo di fare TDD. E quindi mi sono dimenticato di dirvi una cosa: nel caso in cui non vi piacesse, ma so che vi piacerà a tutti, ci sarà un sacco di codice,
Quindi di slide adesso in poi sono pochissime, se non per introdurre solo un pochino di codice. Quindi JMock 101 è come, se non c'è niente di meglio che capire come funziona una cosa se non con una bella classe di test. Allora, test JUnit, classicissimo. Il modo con cui JMock si integra con JUnit è una rule, che non, pensatelo come un modo per agganciarsi al ciclo vita del test. Quindi in questo caso la rule quello che andrà a fare è verificare che le expectation che andiamo a settare sui nostri mock siano state rispettate. Di solito viene definita context, almeno all'inizio viene definita context, io mi sono sempre attenuto a quello, anche se appunto o mockery, di solito la trovate come mockery o come context, ed è poi l'oggettino che posso usare per chiedere di istanziarmi un test double. Collaborator è un'interfaccia con un nome molto poco fantasioso, giusto per far vedere come funziona JMock, quindi ho bisogno di un mock, o meglio, di un test double di collaborator, quindi chiedo al context, dico context, mockami per favore collaborator. Prima cosa da notare, JMock out of the box vi permette di creare dei test double solo di interfacce. Ok? L'interfaccia, c'è qualcuno che non, perché nei linguaggi dinamici o duck typing non esiste, non è altro che il protocollo che va a identificare i tipi di messaggi che possono inviare a chi poi va a implementare quel tipo di interfaccia. E questo non è che è stato fatto perché Freeman o Price non sapevano come fare un test double di una classe concreta, ma è stata una scelta di design della libreria fatta apposta, e poi vedremo un attimo anche il perché. Istanzio il mio oggetto sotto test, anche in questo caso con pochissima fantasia l'ho chiamato under test, gli passo il mio collaboratore. Wow, dependency injection senza framework, questa è una cosa rarissima ultimamente, però si può ancora fare. Questa. Sì, sì, no, c'è questa cosa, i costruttori e si possono ancora usare, non serve fare inject, mock, librerie, auto-wired, bin da tutte le parti, poi non si capisce più niente, ma il costruttore. No, no, penso che sia forse, non so se da già, sì. E quindi poi vado a definire tutte le mie expectation, ossia come voglio che si comportino i miei test double all'interno del context checking. Notate che il context checking deve essere specificato prima di fare l'azione, prima che succeda qualsiasi altra cosa. Questo perché appunto questi sono dei mock e quindi verificano all'istante le proprie expectation. In questo caso ho tre modalità diverse di andare a indicare, diciamo, la cardinalità delle chiamate che mi aspetta questo messaggio. Una delle, in realtà ne abbiamo n, però diciamo per gli esempi di questa sera queste tre sono più che sufficienti. Quella più permissiva è l'allowing, che vuol dire se tu collaborator dovessi mai ricevere questo messaggio query for something con quel parametro, tornami questo risultato. Se però io non chiamo collaborator, il test non si rompe. Cioè, se nel caso in cui avessi solo questa parte qui di codice e nel mio test non chiamo collaborator, il test continua a passare. Okay? Quindi quello che sto facendo qui di fatto è un semplice stub. One-off invece set an expectation. Ossia, mi aspetto che questo messaggio command su collaborator venga inviato esattamente una volta. Quindi se lo invio una volta il test passa, se mi dimentico di mandare questo messaggio il test si rompe e mi dice mi aspettavo questa chiamata e non l'ho mai ricevuta, se la mando più di una volta, la seconda volta mi dice che non si aspettava quel tipo di chiamata. Never invece è un modo per appunto dire questo metodo qua, questo messaggio qua non deve mai assolutamente essere chiamato. In realtà,
Aggiungere o non aggiungere questa riga qui è indifferente. Questo perché tutti i double che escono da JMock di default non si aspettano alcun messaggio. Ok, quindi se io solo dichiaro collaborator e poi lo vado ad usare all'interno della mia classe e gli mando qualsiasi tipo di messaggio, ogni volta che gli mando un messaggio che non è specificato qui, lui si incazza. E si incazza di brutto e il test diventa rosso. E anche questa è una scelta di design ed è sostanzialmente differente da come ad esempio fanno altre librerie tipo Mockito. Adesso non so se Mockito ha cambiato la configurazione di default, ma quello che mi ricordo è che Mockito di default torna dei valori di default null, stringa vuota, è molto più permissivo. Sì. Domande su questo? È brutto a vedersi, in alcuni casi volutamente brutto, in altri casi come il come fa funzionare questo allowing e questa will, che sono due istruzioni separate, è semplicemente temporal coupling. Una volta un programmatore mi ha detto non lo uso perché è basato sul temporal coupling. Ho capito, però se ti serve un cacciavite, anche se non è fatto in carbonio, ma se anche non è perfetto nella sua costruzione, ma ti serve il cacciavite, usi il cacciavite, non è che usi il martello perché è il cacciavite. Ok, scusatemi, domande vi... Ok. Sì, sì, sì. Hai fatto bene. Tac. Sì, sì. Oh, no, è tutto codice che compila e tac. Ma che bello. Vedete che qui, ad esempio, non lo chiamo neanche la query. E il test continua a passare. Il parameter non lo uso. Questa è una prima cosa che sicuramente vi inizierà a dare fastidio, ma vedremo che ha un senso. Quindi appunto, out of the box, posso solo mockare o creare double di interfacce e il mock di default non si aspetta alcun tipo di messaggio. E appunto, quello che segue è la raccolta delle cazzate, si può dire? Sì, delle cazzate che ho fatto e delle cose che poi ho capito che invece non aveva senso fare. E come poi ho piano piano rimediato, ho iniziato a capire un po' meglio come usare lo strumento. Bene, mock si parte. Prima cosa che succede è che l'unico comando per settare la cardinalità che viene usato è la one-off. One-off su tutto, tipicamente con JMock. Ed è questo. Ah, poi il progettino è su GitHub ed è linkato. Comunque. Expect everything, eccolo qua. No. E quindi spesso vi capiterà di aprire dei test e sono fatti così. Quindi il mio oggettino social network ha come collaboratori un user repository, un message validator, un clock, un post repository, e quello che mi permette di fare è di postare un messaggio che è valido secondo qualche tipo di regola e invece di tirarmi eccezioni quando il messaggio non è valido. Ora, guardando solo questo test qui, qual è l'asserzione? Sono tutte asserzioni, ok, ma qual è quella veramente importante? Validator? La save. Però ci vuole un bel po' per arrivare a capirla. E in più... Sì, sì, sì. Beh, il nome del test è un pochino... No, nel senso, questo è lo scenario. Spesso mi piace chiamare i test col nome dello scenario. Quindi questo è lo scenario in cui il messaggio è valido, quello sotto è lo scenario in cui il messaggio non è valido. E quindi... Okay, c'è tanto setup che fa rumore. Sì, sì. Ma soprattutto è impossibile capire qual è l'asserzione vera di questo test. In più, appunto, tutte queste one-off vi vanno a legare a doppio, triplo, quadruplo filo con l'implementazione. Esatto. Infatti, per questa cosa qui esistono delle regole su quando usare allowing, quando usare one-off, che ci permettono di liberare un po'
le redini del design e di avere dei test un pochino più parlanti, ok? Perché comunque se voglio usare queste cose qui come dei test double, comunque qui avrò quello che andrò a sostituire è semplicemente la one-off con l'allowing per queste tre qua, ok? La cosa importante è che alla fine della fiera, dato questo input e date queste condizioni di contorno, il messaggio venga salvato in questa maniera. Ok, quello è la cosa finale del test. Lo scopo del test non è che chiamo il repository, che chiamo il validator o che chiamo il clock, ok? Immaginate di fare lo stesso test senza avere JMock. Quello che avreste fatto probabilmente è dichiarare un repository in memory, di avere un validator che magari torna sempre true, di avere un clock che torna sempre un orario fisso e di avere un repository che salva in memoria. L'asserzione che avreste scritto non è: ah ok, ma il repository l'ho chiamato, ah ok, ma il validatore l'ho chiamato, ah ok, ma questo l'ho chiamato. No, quello che avreste scritto è semplicemente, probabilmente, ok, ma alla fine della fiera se chiedo al repository esiste un messaggio di questo tipo, esiste un post di questo tipo, è stato salvato, sì o no, e quella diventa l'unica asserzione. Sì, questo è l'altro caso. Sì, ecco, quello che mi piace fare solitamente, anche se questa cosa qui è, come dire, potrei anche non metterlo, il test verificherebbe esattamente le stesse identiche robe con o senza questa riga, ma questo mi serve proprio per esplicitare che alla fine della fiera questo è quello che mi interessa. Sì. Sì, sì, sì. Sì, oppure sì, l'equivalente di dire ecco, che il repository è vuoto. Queste due cose si riescono a spezzare, devi farti una funzione interna. Ci arriviamo. Sì, ci arriviamo. Quindi, quali sono le regoline di base per gestire questa roba qui? Allow sulle queries, quindi, ossia i messaggi che non modificano lo stato, ma mi tornano qualcosa. Ok, tipico appunto repository, gli chiedo uno user dato un ID, mi torna lo user, ma non è che modifica lo stato da alcuna parte, da nessuna parte. Esempi appunto, repository trovami l'utente con quello username e mi torna l'utente, oppure tax service, calcolami la tassa per... e mi torna, questa è comunque sempre una query, a meno che qua dentro io non vada tipo, non so, a scrivere qualcosa, a inviare delle mail, però magari anche no. Cioè. Invece sui comandi, ossia messaggi che modificano lo stato di qualcosa, tipicamente tornano void, non tornano nulla, se rispettate la regola del command query separation, quindi se è una query, torno qualcosa, non modifico lo stato. Se è un comando, non torno niente e modifico lo stato di qualche cosa. Modifico lo stato può anche essere invio un'email o scrivo su un database o insomma faccio qualcosa che ha un impatto da qualche altra parte. Esatto, side effect è il termine tecnico più usato. E quindi appunto repository salvo oppure mail service invio un messaggio e vedete che non torna nulla. Si può fare la one off col will return? Sì, primo caso in cui però appunto il mock, è chiaro che in tanti altri casi ve ne accorgereste comunque, però è il primo caso in cui il mock ci fa capire subito che c'è qualcosa che non va, diciamo, se volete veramente bene al principio di design del command query separation, ogni volta che dovete fare una one off perché c'è un comando e volete anche tornare qualcosa, violazione del command query separation. Quindi potete violarlo, sì, probabilmente non viene a casa nessuno ad arrestarvi, però è un rischio, ok? È un rischio perché quel valore di ritorno può essere o non essere usato, può non essere chiaro che modifica lo stato, ci sono tutta una serie di motivi per cui questo principio ha senso che non voglio però andare a espandere. Lanciare eccezione viola il principio? No, in realtà no, nel senso che l'eccezione è qualcosa di
eccezionale che dovrebbe che appunto puoi tirare, però è l'unico modo che hai spesso e volentieri all'interno di un comando per dire qualcosa è andato terribilmente storto. Sì, mi viene in mente però che nei linguaggi dove non ci sono le eccezioni il return anche su un comando. Sì, 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 se non hai se usi tipo linguaggi in cui non hai eccezione o tipo Go dove il pattern è tornare meno 1, 0, cose del genere, ok, su Java ad esempio o Ruby o altri linguaggi, anche JavaScript, TypeScript, eccetera, invece il command query è, si può rispettare, diciamo. E quindi questo era il primo errore, la prima casistica, il rifattorizzato sull'altro branch, e chiaramente non c'è aperto quello giusto, expect everything, e diventa così. Quindi, sì, sono sempre due test, perché sono comunque sempre due scenari, però in questo caso, come apro il test, capisco che questa roba qui è roba che faccio per andare a settare il contesto attorno alla mia classe sottotest, e l'asserzione è solo questa. E nel caso sotto l'asserzione è solo la never, che ripeto, potrei aver non esplicitato, ma l'esplicito perché altrimenti uno legge sotto e dice, e quindi? Sì? Quindi si possono mettere nel setup? Si possono mettere nel setup, io tipicamente non lo faccio e adesso arriviamo a vedere il perché. Non lo faccio perché in realtà a me questa roba qui è la mia cartina tornasole del design, perché mi serve per capire come il mio oggetto parla con i suoi vicini di casa. Sono solo messaggi che entrano o escono dall'oggetto, non vado a vedere internamente i messaggi che si invia all'oggetto. Quindi non faccio dei partial mock o cose di questo tipo. Il fatto di averli tutti qui, vedremo negli esempi successivi, mi aiuta a capire problemi di design del mio codice di produzione. Se invece inizio a prendere questa roba qui e la inizio a nascondere nel setup, sotto il tappeto, dietro al divano o da un'altra parte, il test sembra bellissimo, però non sto usando il mock per fare design, nel senso che sto usando il mock per disaccoppiarmi da qualche roba che è esterna, che non mi piace, ma non sto prendendo, c'è del feedback da qualche parte, io faccio così e non lo ascolto. Cioè, dici, stai nascondendo il feedback, che dici, sì. Guarda che c'è rumore, perché sì. Sono troppe operazioni, forse questo qua è un sì. Collaboratore. Sì, adesso vediamo quali sono le varie casistiche per cui, diciamo, i vari smell che possono venire fuori dalle varie interazioni, però anche avere dei metodi privati nei test, se non sono per tipo dei builder che mi servono per istanziare, non so, delle entità con un particolare stato per cui voglio un'interfaccia fluent, una cosa. In tanti altri casi, tutte le volte che devo iniziare a avere metodi privati per avere qualcosa sotto test, avere il test che abbia un minimo di leggibilità, mi puzza di qualcosa sul design, che c'è troppo setup necessario. Oppure adesso vediamo quali sono gli altri, non voglio spoilerare tutto, però andremo in quella direzione. Secondo problema, ok, adesso c'ho JMock, vai, mockiamo tutto, mock da tutte le parti, qualsiasi roba che vedo, cavoli, sta roba qui la mocco, questa roba qui la mocco, questa roba qui la mocco, e via. E quello che succede è questo. Torniamo sul nostro brancettino master mock everything, e il test viene fuori con una roba del genere. Questo è una classe che calcola le tasse, ha come collaboratore un product repository, e quello che succede è questo. Chiamo tax4 con un determinato product ID e mi aspetto che sia 1000. Benissimo, quindi, ok, Halloween, quindi rispetto a quello che ci siamo detti prima sulla query per trovare il prodotto. Bene, il prodotto, beh, ma sai che io il prodotto ho mocco, tanto c'ho JMock, quindi quando gli chiedo la tassa, torna la tassa, vabbè, però l'oggetto tassa lo mocco anche lui, quindi eccolo qua.
Benissimo, la tassa ce l'ho, quindi la tassa quando ti chiamo get percentage tornami 10 e così questo è il risultato. Eccolo. Problemone, nel senso che intanto appunto se uso JMock out of the box, ossia così come l'hanno inteso gli sviluppatori di JMock che hanno ideato la TD School, prodotto e tassa e anche product repository sono delle interfacce. Product repository che sia un'interfaccia ci sta. Prodotto e tassa dipende, però un'interfaccia con un getter sulla percentage non mi sembra un'astrazione proprio delle più riuscite, ecco. E in più questo crea un rumore assurdo nel test. Per fortuna anche qui ci sono delle regoline, qualcosa che ci può aiutare, quindi bene, ma quando è che qualcosa lo mocco e qualcosa invece uso l'oggetto vero o insomma quali sono le varie sfumature? Diciamo dividendo gli oggetti in tre categorie, ossia servizi, ossia cose tipicamente stateless che coordinano logiche o che mi permettono di accedere a cose esterne, entità, ossia oggetti di dominio che hanno uno stato, dei dati e un comportamento, e valori, ossia cose molto piccole, cose che esprimono dei valori, tipo, non so, money all'interno di un dominio, che sono immutabili. Su questi tre, come dire, tipologie di oggetti abbiamo delle regoline che ci dicono quando moccare o no. Queste regoline vengono da Reinsberger, che è uno degli esponenti più, da me più graditi su questo modo di fare TDD, che ci dice... che per poco non avevamo qua, sarebbe stato un po' un imbarazzo, giusto un pelino. Mocca liberamente i servizi, ok, poi vediamo liberamente, cioè, vuol dire che poniti il problema, però non è che starti a menare, cioè se è un repository, moccalo, se è un mail service, moccalo, se c'è della logica di business complicata e non vuoi, come dire, accoppiarti troppo quella logica nel test di qualcuno che usa quella logica, ok, moccalo. Qualche volta, ma con molta attenzione, mocca l'entità. Cosa vuol dire questo qualche volta? Vuol dire che se la vuoi moccare, probabilmente c'è qualcosa a cui non vuoi accoppiarti in quel test, nel test che stai facendo in cui vuoi usare quell'entità. E se non ti ci vuoi accoppiare, è qualcosa di brutto o qualcosa che non ti piace. Quindi, sì, cioè, o è della logica, ma va bene che ci sia della logica nell'entità, per l'amor di Dio. Il problema è che a volte o c'è della logica complessa oppure c'è della logica o c'è qualche side effect brutto nascosto, tipo chiamo l'entità e parte un'email o cose di questo genere. Totalmente. Ah, oh sì, o nel codice legacy chiamo il costruttore. E never ever moccare i valori. Quindi ad esempio magari l'oggettino, questo perché? Perché sono degli oggettini semplici, immutabili, che hanno poco stato, che hanno dei comportamenti semplici, lo istanzi e lo usi. Ok. E quindi come diventa il nostro test? Se ecco, l'idea di avere i branch è stata molto bella, se non per il fatto che poi... Secondo me ti conviene aprire due finestre di IntelliJ, una con... ma quando switcho il branch... sì. Allora, questo siamo al mock everything e quindi quello che succede è se applico queste regoline, prodotto finalmente mi diventa una classe, tassa mi diventa una classe, per cui semplicemente le istanzio e le uso. Quindi l'unica cosa che vado a stabbare, scusate un po' in basso, che vado a stabbare è il repository e quindi dico se mai qualcuno ti dovesse chiamare con questo ID, tornagli questo prodotto con questa tassa e questo prezzo. E quindi il risultato che mi aspetto è questo. Qualcuno ancora non è convinto che questo test testi tutto quello che c'è da testare? O tornando al problema di prima? Perché tante volte quando
faccio vedere i test in questa maniera, qualcuno dice, eh sì, ma se non chiamo il repository, questo test passa. E io ti dico, sì, ma se non chiami il repository, dov'è che tiri fuori i dati per far funzionare sta roba? Sì, è un test di stato dove sto usando gli stub comunque. Sì, allora, London School, bravo Fabrizio, tipicamente è testo le interazioni tra gli oggetti. In realtà qui sto usando JMock comunque per fare da stub e per fare comunque un minimo di pressione sul design esplicitando quali sono i messaggi che mi aspetto. Ricade strettamente nella scuola di Chicago, dicono da dietro. Sì, ni. È uno stub, però qui devo esplicitare. Secondo me ricade nella scuola di Chicago se qui uso qualcosa di memory, quindi nel test non vedo neanche questo messaggio. Kent verso la fine del libro spiega il pattern di mocking. Sì. No, però a livello però di mocking, se non ricordo male, lui usa, non mi ricordo più perché mostra degli stub che si comportano in quel modo e lo usa nel test in questa maniera. Stiamo muovendo verso l'interpretazione di Chicago che usa uno strumento sviluppato dalla scuola di Londra, ma alla fine in questo caso sì, perché in realtà qui non ho nessun comando, non ho nessun'altra roba. Stai testando l'interazione. Esatto, però non è che Freeman o Price abbiano detto che devi mettere one off ovunque, anche loro nel loro libro fanno questa roba qui, esattamente fanno questa roba qui, lo fanno con uno strumento. Per cui stai scrivendo questo test, perché cioè? Adesso questo test testa due cose, testa allora si può rompere per due motivi, se non so mettere la frame by e se non metti il calcolo giusto, no te lo dimostro. Ah, scusate, non sto lanciando il test giusto. E passa. Idem se il prodotto mi viene fuori da qualche altra parte. Chiaro che se uso questo stile di testing... Scusa, sto facendo casino. Sì, però c'ho la tastiera. Per testare che fai una moltiplicazione del prodotto. Lo potevi fare con una funzione. Sì, potevo testare. In realtà questo design non è che mi piace, il fatto che il comportamento del calcolo sia dentro il metodo tax service e non ad esempio sul product, sulla tax, non è che sto dicendo questo è... buono come l'hai fatto tu. A me non piace, però... Se tu lo metti dentro il prodotto... Sì. Perdi, leghi un comportamento, un value object, e quindi non puoi più cambiare comportamento nel caso in cui vuoi fare il calcolo in modo diverso. Come la tassa finisce dentro il prodotto, quindi come viene iniettata. Tante volte la tassa, se puoi avere, non so, tipo la tassa percentuale, tassa fissa, che ne so, esentasse, o un po' percentuale, un po' fissa, non lo so cosa succede nei vari stati, quindi non è detto che sia una sola implementazione, quindi potrebbe essere che magari quando vai, tra virgolette, a idratare l'oggetto prodotto, tassa può essere che a quel punto sia veramente un'interfaccia e hai dentro, non so, la fixed tax, la percentage tax, eccetera, eccetera, quindi prodotto in realtà gli potrebbe essere una roba del tipo. Prodotto... stiamo deragliando un attimino, però è interessante in realtà. Esatto, però ci arriviamo. Cioè, potrebbe essere, non so, calculate tax che mi torna il valore e io gli dico, io ho la tassa, non la devo più esporre, e la dirigente di meter c'è, e semplicemente gli dico, tassa, qual è il valore della tassa per questo prezzo? Quindi qua non devo più esporre nulla, ho il mio oggettino veramente incapsulato. Sì, però e da fuori non so nulla di come viene fatto. Non sai nulla, stai spostando la responsabilità, la stai mettendo qua dentro. Sì. E non è detto che sia una cosa buona. Beh, incapsulazione, comportamenti, di solito non vuoi esporre le strutture dati, sennò
Ci arriviamo, c'è un altro esempio. Sapevo che questa roba sarebbe diventata... però è difficile trovare degli esempi che siano semplici per far vedere l'antipattern senza scrivere due giorni righe di codice e che però poi non abbiano delle altre cose interessanti da discutere. E quindi mai moccare i valori. Quindi questi per adesso erano, diciamo, più problematiche di test, del design dei test. Urca, siamo... Entriamo invece adesso su problematiche del codice di produzione ed è appunto troppi collaboratori. Siamo sul refactoring, quindi... Che cavolo c'hai? Io sta roba qui non riesco a usare. Quindi troppi collaboratori. Eccolo qua. Ed eccolo qua, il tipico test. Solitamente questa roba qui succede su un web controller, ma in realtà può succedere un po' dappertutto. No, scusa, forse... che cattivone che è stato. Allora funziona veramente, sai che non... Si tiene una copia, che roba brutta. Questa roba è veramente brutta. Idea sta facendo delle cose fuori dal mio controllo. Oh, ok, ha schesciato. Ha schesciato, vai. Ok, e quindi... Ah, ok, oggetto blog. Oggetto blog su cui posso postare i miei messaggi. E ho una serie di collaboratori. Ho uno user repository, un bel log, un banner di user repository, un bad words service, che mi dice quali sono le parolacce, URL obfuscator service, un emoji dictionary e un comment repository. Passo tutta sta valanga di roba dentro il mio costruttore, anche qui dependency injection, e inizio a testare i miei vari scenari. Quindi il primo scenario è, ok, l'utente prova, diciamo, a fare post comment con username, password, il commento che vuole scrivere e lo username è sbagliato. Non sto dicendo che questa API è bella, però mi serviva per avere un esempio. Non fatelo. E quindi lo user repository mi torna username, la password è diversa, vedete, una c'è la core, l'altra la wrong, e quindi l'unico output che mi aspetto è una loggata di errore. Ok, se mettendo un'asserzione sul log, dipende dai contesti. In alcuni contesti il log è una roba solo per i programmatori e quindi potete anche non testarlo, in altri contesti invece è un requisito legale, perciò come tale va testato e diventa un requisito proprio dell'applicazione. Qui avrei potuto avere qualche altra notifica da qualche altra parte, però ho usato il log come per mantenere l'esempio semplice. E fino a qui tutto bene, ma che bello il mio test, poche righe. Password corretta, l'utente bannato, quindi tiro sul mio utente e vado a verificare che se l'utente è bannato o meno, a cavolo è bannato, quindi loggo, via. Utente autorizzato, messaggio con le parolacce, quindi anche qui utente, bla bla bla, devo ripetere tutte le volte questa bella pappardella, in più vado ad aggiungere il fatto che mi faccio dare tutte le parolacce. E siccome il mio messaggio contiene delle parolacce, mi aspetto che non venga salvato. Qui potevo aggiungere anche la never sul fatto che non venga salvato nel repository, in effetti sarebbe stata una buona cosa. E mi aspetto questa loggata. Inizia a pesare un po'. Ok, andiamo a vedere lo scenario più completo, quindi utente autorizzato, non bannato ovviamente. Messaggio valido, diciamo che contiene anche delle emoji e delle URL. E per, siccome tutte le volte che ho la faccina voglio andarla a sostituire con il valore esadecimale delle emoji, ho bisogno di questo dictionary. Wow! Eh sì, sto test fa schifo. Ma fa schifo perché ho usato i mock? O fa schifo per qualche altro motivo? Questo però cosa vuol dire? Cioè, perché qual è il principio dietro che sto virando? Al di là del numero di, diciamo, il principio di clean code dei
tre parametri massimo. Sono stati solo in alcuni scenari. Scusate, uno? No? Sono stati solo in alcuni scenari. Sono usati solo in alcuni scenari, sì. Però anche questo può succedere, sono delle guardie, qualcosa, qualche early exit. Manca qualche astrazione, cioè sto oggetto qui che ho creato ha una valanga di responsabilità, perché deve fare la verifica della password dell'utente, deve verificare se l'utente è bannato, deve verificare se il messaggio contiene le parolacce, deve andare a sostituire le URL, deve andare a sostituire le emoji, e quindi inizia ad avere tutta una serie di possibilità di modifica, cioè tutta una serie di possibilità per cui io debba andare a modificare questo oggetto. Cambia qualcosa nel come devo fare il replace delle emoji, boom, dentro qui, perché in realtà ho solo il dictionary che mi torna la mappatura, ma metti che invece di usare la replace, metti che la replace mi sostituisca solo la prima, devo fare una replace più estesa. L'obfuscator, grazie al signore, ci torna direttamente l'URL offuscato, oppure devo cambiare la logica con cui verifico se un utente è bannato o meno. Tutte queste robe mi vanno a ricadere dentro qua. Ciò che delega, ma delega tanto. Beh, non è che delega tanto in realtà, eh? Perché se vai a vedere buona parte delle cose, le uniche cose che effettivamente delega è l'obfuscator, nel senso che gli dice: questo è il mio messaggio originale. Scusa, per favore, mi è che mi offuschi le URL dentro qui e me lo torna. Quindi in questo caso ho delegato. Negli altri casi in realtà mi sono semplicemente fatto dare dello stato da qualche altro oggetto, della configurazione da qualche altro oggetto. Come risolviamo questa roba? Fabrizio aveva una buona idea? Esatto, cioè creiamo magari delle astrazioni vere. Cioè se questo oggetto qui comunque mi serve, e comunque a un certo punto serve qualcuno che tra virgolette coordina gli altri vari oggetti di dominio per fare qualcosa di sensato, però quello che voglio fare è che coordini e basta, non che un po' coordini, un po' implementi lui della logica, un po'. Quello che mi aspetto di trovare dentro è solo logica di coordinamento. E quindi, violazione del principio della singola responsabilità, e come lo risolviamo appunto? Voilà. Ad esempio, invece di avere tutti quegli altri collaboratori, vado a creare dei collaboratori che ragionano a livello di astrazione un pochino più alto, che magari all'interno usano quegli altri collaboratori, e per cui io posso dedicarmi solo al coordinamento. Quindi ad esempio il wrong password diventa semplicemente lo user login service che gli chiedo: mi fai la login di questo utente, e mi torna l'utente o meno. In questo caso invece di tornarmi l'utente, se succede qualcosa di brutto, siccome per qualche assurdo motivo voglio gestire il logging qua dentro, quindi voglio un'eccezione, anche se non è proprio un caso eccezionale, però passatemi l'esempio per... Nell'altro caso invece di utente bannato mi torna questa eccezione, io non so neanche come viene implementata la logica, dove va a pigliare i dati, io sto solo coordinando, gli sto solo chiedendo: mi fai la login? In realtà avrei potuto spostare anche tutta la gestione di questi errori possibilmente dentro il login service, sarebbe stato ancora più pulito. E nel caso di bad words, anche in questo caso, siccome per qualche motivo ho deciso di mantenere l'error handling dentro qui, mi torna un'eccezione. Nel caso invece del messaggio che contiene tutto quanto, in realtà vedete che io ho delegato tutto al sanitizer, questo message sanitizer service. Gli dico: mi sanitizzi questo messaggio? E lui me lo torna, e non so neanche in realtà cosa vuol dire sanitizzare, tra virgolette, questo messaggio. Potrebbe essere, io in realtà qui ho lasciato l'esempio di prima per non fare confusione, ma io qui potrei aver semplicemente sostituito questa stringa con sanitized. Original o comment, questa parte qui con comment e qui sanitized. Ecco, in questo caso però non sarebbe meglio usare invece di un mock un vero fake, per esempio un sanitize che ti inverte il messaggio
che in questa maniera se Beh, non sta cambiando, da common diventa sanitized. No, non lo so, però mettendo qui dentro, cioè se domani la tua interfaccia di sanitized cambia leggermente, tu non hai niente qua che te lo testa. Faccio un esempio, se sanitized inizia a parlare un null, in caso di... Ci arriviamo. Cioè qua tu non lo misuri da nessuna parte, non lo vedi da nessuna parte. Ce l'ho. Cioè, ce l'ho in parte, perché in realtà non si può fare proprio tutto, però... Di fatto qua tu stai accoppiando il protocollo di sanità nel tuo test. Lo sto andando a identificare qual è il contratto di sanitize che mi aspetto usando. Stai andando a scriverlo, perché se il contratto di sanitize lo scrivi da un'altra parte, questo non lo verifica, perché continuerà a usare... Sì, posso scriverlo in maniera diversa da due parti. Questo è un rischio che si può in parte risolvere, in parte no. In realtà a me è quello che, diciamo, preferisco espormi un pochino a questo rischio, ma avere più feedback sul design, spesso e volentieri, su una codebase nuova dove comunque lavoro con programmatori un pochino più senior, che sono un pochino più abituati a usare questo tipo di stile, e quindi avere questo feedback molto forte da parte dei test rispetto a, come dire, la sicurezza totale su questo tipo di cosa qua. Sì, è un po' sì, anche se anche lì il disaccoppiamento in realtà, cioè se vado a crearmi il mio fake, anche nel fake devo implementarlo. Sì, però il fake lo puoi testare. Sì, 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 in realtà anche questo potresti volendo potresti. Il contratto, sì, ti esatto, caricano, cioè il fake. Sì, 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 ci arriviamo. Sarebbe bellissimo se Jmoc permettesse di fare questa roba, cioè in realtà tu puoi anche prendere questa roba qui, scrivere un test, fai l'allowing e poi fai il test. Adesso ci arriviamo comunque con il test. Comunque tutta quella spatafiata mi ha aiutato a capire, cioè potevo vederlo anche dall'implementazione in realtà, perché era veramente brutta. Però in questo caso ho un'altra cosa ancora che mi dice sta roba fa schifo. E quindi questa cosa qui mi aiuta un pochino a ragionare un pochino di più sul design. L'unica cosa che mi fa terrorizzare da quella di prima, questo è un po' bagno di sangue. Allora, siamo un po' tight sul tempo, quindi non... In realtà ci ho messo... L'ho fatto venendo qua sul treno, ci avrò messo 3 minuti. Sì, non riesci a farlo proprio come... Ogni tanto qualche test in più ti si rompe, dici ma che cazzo, perché in realtà il fatto però di usare l'allowing ti permette di avere molta più flessibilità, nel senso che tu puoi introdurre un nuovo collaboratore, quindi quello più a livello astratto più alto, lo vai a usare solo in un branch del test, quindi il test è in quel branch del test che è testato, ad esempio la wrong password, inizi a usare quello nuovo. Non usi più quello vecchio, il test non si rompe perché comunque c'è l'allowing, non c'è una one-off secca che ti inchioda lì. E poi quindi piano piano puoi fare la cosa per gli altri test. Ci metti, sì, è sicuramente un pochino più di accoppiamento. Però se anche avessi... Eh sì, ogni tanto non è che... Cioè se la roba è incasinata parecchio può essere dura. Però se la roba è incasinata parecchio, i programmatori sono andati avanti a scrivere sta roba e hai un context checking... lungo così, forse qualcuno non si è fatto qualche domanda, è quello il problema, diciamo. Questo stile qua te lo dice prima che... ti fa soffrire parecchio. Te lo dice prima di arrivare al punto in cui devi fare il fatto. Sì, quando inizi a vedere... Sì, ti dà... Di fatto il fatto di poter... sperimentare più rapidamente col design ti permette di arrivare prima a quel dolore, diciamo, per cui poi, a cavolo, sta roba qui devo rifattorizzarla. Oh, questo è uno dei miei preferiti, il recursive mocking, che abbiamo già visto un pochino prima, ma è proprio il caso in cui ho mock che tornano mock, che tornano mock, che tornano mock. Force, vedi, io non lo uso veramente mai da dentro il branch. No. Ai. Accept
Ecco, ecco, è successo un disastro. Quando non si sa usare le cose. Oh. Sì. Allora, stiamo dicendo mock che ritornano, mock che ritornano. Ok, eccolo qua il nostro esempio di mock che tornò. Quindi, sempre esempio a massima fantasia delle tasse. Quindi, il mio trigger del test, diciamo, è qua. Quindi, stimami le tasse per il prodotto con ID 999 e mi aspetto che sia 20 euro in questo caso. Quindi, cosa faccio? Repository. Ah, benissimo, mi faccio tornare un prodotto e il prodotto è in questo caso un oggetto concreto, almeno ho applicato quello che ci siamo detti prima. Poi ho bisogno di un tag service che mi torna una tag strategy per il prodotto, lui mi torna una tag strategy. La tag strategy dico, ah, mi dai la tassa per questo prodotto, ancora una volta. Diciamo che qui è duplicato questo messaggio, però passatemi, supponiamo che una applichi una logica, una ne applichi un'altra. E mi torna la tassa e poi finalmente ho la tassa e dico, ah, mi applichi la tassa a questo prodotto e mi torna il valore 20, che poi è quello che ho alla fine. Sì, in questo caso tassa, sì, cioè sopra, è un mock. Quindi di fatto qui ho un mock che mi torna un oggetto concreto, poi ho un mock che mi torna un mock, che mi torna un altro mock, che poi mi torna un valore. Qualcuno ha già spoilerato prima? Che principio sto violando qua? Demetra, sì. Se lo vado a vedere dall'implementazione e in line o tutto, diventa ancora più chiaro. Il principio di Demeter cos'è che ci dice? Che puoi parlare solo, sostanzialmente ci dice non parlare con gli sconosciuti, puoi invocare metodi, chiedere cose solo ai tuoi, diciamo, collaboratori, gli oggetti che istanzi, le costanti, però ad esempio non è che chiedi una cosa a uno, uno ti torna una roba, a quello gli chiedi un'altra roba, ti torna una roba, gliene chiedi un'altra, perché? Perché qui mi sto andando a copiare a tutta la fila che c'è dentro qua. L'esempio classico è sul cane, l'oggetto dog, questa è una D, e gli dico getBody, e gli dico getTail, faccio dare la coda, e gli dico wave. Scriverla così, non mi ricordo. Ok, ovunque faccio sta roba qui mi sto accoppiando al fatto che so che il cane ha un corpo. L'esempio del cane, se anche qui tutti sappiamo che il cane ha un corpo e una coda, benissimo, supponiamo che sia qualcosa di un pochino più astratto, che il corpo del cane ha una coda e che la coda sa scodinzolare. Vuol dire che tutte le volte che vado a modificare la struttura, in questo caso non più veramente interna del cane, non fatelo a casa, non modificate la struttura interna dei cani, mi falliscono testo, comunque devo cambiare codice a tutte le parti. Accoppiamento. Sapere è accoppiare, quindi se so che esiste sta roba e la posso usare mi ci sto accoppiando. Se la uso sono definitivamente accoppiato a sta roba. Come lo risolviamo? Tell don't task, ossia invece di chiedere roba, chiedere in giro, esprimiamo l'intento e diciamo dog scodinzola, oppure se vogliamo esprimerlo magari in un intento ancora più alto potrebbe essere express happiness. Perché express happiness è meglio di scodinzola? Beh, dipende dal contesto. Se ho veramente bisogno che il cane scodinzoli perché mi deve fare aria, allora magari scodinzola va bene. Se però quello che voglio fare in realtà è che... Sì, esatto, gli avrei detto fai aria. E avrei potuto astrarlo e implementarlo come ventilatore.
È bellissimo. Quello che si può fare in programmazione è fantastico. Poi parlate di queste cose con un programmatore, gli fate questo esempio. Dice, sì. Invece in questo caso sto esprimendo l'intento che è esprimi felicità. Se, non so, l'implementazione invece, sta roba qui diventa un'interfaccia su Animal e ho l'implementazione del gatto, il gatto quando scodinzola, hanno buono. Magari la felicità del gatto è che boh, sbadiglia, fa i suoi versetti, fa le fusa, cose del genere. Quindi vedete, qui l'implementazione non è che puzzava così tanto, specialmente se torno indietro, cavolo, sono 4 righe di codice. Se ci sto attento lo vedo il problema. Se non ci sto attento può anche passare, però in realtà mi sto accoppiando a un po' di roba. Nei casi reali tipicamente questa roba qui è sparpagliata in mezzo a altre 100 righe di codice, perciò è più difficile ancora da vedere. Refactored. No, questa roba qui non ne usciamo più. Allora. E in questo caso, ad esempio, semplicemente delego tutto al tag service che poi dentro farà le logiche, usa la strategy, non usa la strategy, usa un tax repository, fa quello che gli pare, semplicemente gli dico tornami la tassa per, e lui mi torna la tassa e la uso. Però quell'esempio lì di solito parla di più, però farlo con i mock. Sì. Tu ci stai mostrando un refactoring, ok? Sì. A cose fatte. Interessante sarebbe vedere come procede. Perché? Sì. Perché tu potresti, uno, rompere il test cambiando la classe, sì? Sì. Di riferimento. Non so, sì. Oppure cambiare il test, aspettare che è rosso e poi cambiare la classe. Sì, allora in realtà. Sì. Questo evidenzia, secondo me, l'elemento debole dei mocking. Sì, 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 cioè, sì. I mocking sono interessanti quando hai a che fare con qualcosa che tu non puoi cambiare, o non sai il comportamento esatto, se non quello esterno, cioè conosci, diciamo, black box. Ecco quello. Diciamo, il fatto che il modo di procedere è comunque sintomatico. Allora, te lo faccio su questo esempio semplice, anche per non andare eccessivamente fuori. In alcuni casi è estremamente painful fare il refactoring. È estremamente painful se il design è già, come dire, andato proprio alla deriva in maniera brutta, come nel caso di tutti quei collaboratori. Se però lo riuscite a prendere un po' prima, in realtà diventa un pochino più semplice. Supponiamo questo caso qui. Io voglio evitare tutto sto giro dannato. E lo so, è un esempio semplicissimo. Questo è il test, quindi dico, ah, benissimo, invece di fare sto giro, allora, in tax strategy, cos'è che era? Calculate tax for product with return value money punto euro 20. Questo lo devo dichiarare, questo è product, questo in realtà torna money. Test, non l'ho lanciato prima ma mi sono dimenticato, barra verde, vado qui e dico return tax service punto, no, ho sbagliato nel testo, scusate, tax service, l'ho messo sul collaboratore sbagliato e ovviamente ho fatto lo stesso errore di prima. Anche perché service e strategy usati così non è proprio, non fatelo. Sì, in realtà non è usato, non... scusate qua. Quindi era sul service, calculate tax for product. Il test rimane verde, quindi questo lo rimuovo. Sì, sì, vai, rimuovi. La strategy non è più usata, la rimuovo. Tutto continua a funzionare, fine. E di qua la strategy non mi serve più, il service questo non mi serve più, questo non mi serve più, fine del... Questo è chiaramente un esempio semplice,
Sì, chiaro, poi dopo devi andarti a implementare come se l'avessi estratto, cioè nell'altro caso l'avrei estratto e è chiaro che questo è un esempio super super semplificato. Sì, perché nel caso reale la task force avresti voluto riutilizzare quello che avevi usato lì. Sì, ma poi quando lo vai a implementare Devi magari. andarti a riprendere Sì, quelli, sì, sì. quindi avresti dovuto Ecco, configurare sì. con collaboratori. La cosa bella di questo stile è che molte volte quello che puoi fare è tu hai tipo un ramo che faceva tutta una serie di robe e decidi che sta roba qui non la vuoi fare diversamente, fai presto, avendo dietro un'interfaccia, killarla e sostituirlo con un'altra implementazione e fai set design, quindi ti crei l'altra implementazione sempre in TDD, la sostituisci e buonanotte. Non è il refactoring, diciamo, totalmente classico, anche perché qui ho dovuto mettere le mani al test. Sì. Sì, un po' prima. L'altra cosa è che nel caso in cui comunque non avessi voluto, anche nel caso proprio più Chicago in cui non uso librerie di mock, eccetera, ma mi voglio disaccoppiare comunque a qualcosa di brutto, tipicamente ho un'implementazione fake e la devo andare a modificare. E se quell'implementazione fake è solo codice di test, modificarla dentro qui o modificare la classe fake di test cambia fino a un certo Sì, punto. ma non è questa separazione tra il test come definizione del contratto di alto livello e tutto il resto come definizione delle collaborazioni. Quella non mantiene questa separazione. Next. Quindi violazione della law of Demeter, apply tell don't task, oppure tell don't task ovviamente se è qualcosa che vi torna qualcosa o che comunque potete, oppure comunque insomma riassumete tutti i messaggi che avete mandato in messaggi a grana un pochino più grossa, a una strazione più alta, in maniera da nascondere quello che avviene all'interno. Duplicazione dei messaggi, oh, questo è più interessante ancora. Siamo già su master, ok, perfetto. Sì, infatti adesso faccio così per sicuro che l'intelligenza non si incazzi come una biscia. Allora, stavamo dicendo duplicazione dei messaggi. Questo è più subdolo. Chiaramente vi sto spoilerando prima dove voglio arrivare, però. Ok, classe che fa la login dell'utente. Riceve ha un repository, uno user audit, uno user mesh service, uno user business metric service e una sessione. Caso login fallito, quindi ad esempio gli passo un username e una password errata, lo user repository mi torna null. E quindi poi mi aspetto che venga registrato su un audit interno il fatto che è stato fallito la login, che venga inviata un'email all'utente che gli dice qualcuno ha provato ad accedere e voglio registrare tipo su Grafana da qualche parte delle business metric il numero di login fallite. E mai che venga memorizzato in sessione l'utente. Invece, successful login, mi torna l'utente, quindi registro che l'utente ha fatto la login, incremento la metrica delle login valide, fatte con successo, e salvo in sessione. C'è duplicazione? Sta roba qui. A livello di dominio. Sì. Se infatti vado a vedere l'implementazione, quello che succede è questo. Quindi l'utente null, quindi bom 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 bom, mandosti tre messaggi, invece l'utente valido, bom bom bom, mandosti altri tre messaggi. Mi sto intanto comunque accoppiando
a tutti questi altri collaboratori. Quindi qualsiasi volta voglio andare ad aggiungere qualcosa, devo andare a modificare questa classe. So, metti che voglio, che ne so, mandare un SMS anche all'utente, devo andare a modificare questa classe. Perché devo aggiungere un altro collaboratore che invia l'SMS e via. Esatto, viola open close principle, quindi quando voglio aggiungere una feature voglio semplicemente aggiungere una, non voglio modificare una classe, esatto. Come lo risolviamo? Ci sono vari modi. Diciamo che quello che piace a me tipicamente è astrarre questo messaggio, perché vedete, questi messaggi sono uguali. In questo caso il messaggio è diverso, ma avrei potuto farlo uguale, solo che non aveva senso avere una metrica per utente delle login. Oddio, può in alcuni casi aver senso, però in molti casi avete due o tre messaggi o anche di più che hanno tutti, diciamo, sono tutti void, sono tutti dei comandi, vengono inviati tutti allo stesso momento e tutti con gli stessi parametri. Per al posto del null dell'utente? Perché dopo è null object che si occupa di... Se poi fai il dispatch su quello, sì, devi poi chiedere all'utente, cioè dopo devi dispatchare su di lui il comportamento. Sì, sì. Ragazzi, come in questo caso mi piace risolverlo è... crea un'astrazione di quella cosa lì, ossia del fatto che voglio notificare qualcuno quando l'utente è loggato e voglio notificare qualcuno quando la login fallisce, e quindi un modo per farlo è con l'observer. Quindi invece di iniettargli tutta quella robaccia là, gli inietto un'interfaccia che è un user login observer. User login observer, gli inietto questo e gli dico quando l'utente non viene trovato, notifica l'observer che l'utente non è la login è fallita, in questo caso non notificare mai che l'utente è riuscito a fare la login. Quando invece l'utente ha fatto la login correttamente, gli notifico quest'altra cosa qui. Vorresti forse evitare il termine observer per via del fatto di chiamarlo un monitor o un tra... Sì, sì. Parlando di tracking degli eventi di quello. Sì, sì, dipende, sì, come lo chiami. Sì, sì, sì. Sì, potrebbe essere sì un monitor. Sì, l'ho sempre trovato chiamato come observer in questi casi, però sì, il concetto è vado a creare un'astrazione attorno a quella roba lì, poi come implemento quella roba lì, e anche lì ho diverse strategie, perché potrei creare una sola implementazione dell'observer che fa tutte quelle robe lì. Se sono delle one line, good enough. Se però dentro ogni implementazione, diciamo per ogni volta che devo fare qualcosa per notificare qualcun altro l'observer, ho bisogno di un po' di logica, potrei ad esempio voler creare n di piccoli observer, ognuno specializzato nel fare una roba, che poi vado a utilizzare con un composite, quindi gli passo dentro una lista di observer. Ogni observer è un oggetto piccolino che sa fare quella determinata cosa, e quando ricevo i vari messaggi, quello che fa il composite è semplicemente dispacciare su tutti gli altri. Che potrei anche decorare appunto il repository. È sul repository, gli mettevi, facevi un decoretto sul repository che restava il repository, e quando lui tornava in null si occupava. Non mi fa impazzire, perché decorare diventa per estensione, cioè, no, è un'alternativa, ti motivo il fatto per cui preferisco questa, perché questa va per composizione e crea un accoppiamento un pochino meno forte. Andando invece per estensione della classe, cioè quel decorator lì fatto per estensione della classe lo posso usare solo sul repository. Questo observer qui posso usarlo dove mi pare. E quindi questo era un altro patternino. Quindi estraiamo il messaggio, ad esempio l'observer.
Gli oggetti logorroici. Chissà se ce la facciamo stavolta. Allora, gli oggetti logorroici, che qui si chiamano message fragmentation. Giusto? Sì. Vabbè, qua non è che sono un po' eccessivamente logorroici, però insomma. Quindi, classe per gestire la centralina di una macchina. Quando il motore è un collaboratore, non so come è implementato, può essere, vabbè, in questo caso probabilmente un motore, che il motore elettrico è girimotore. Quindi potrebbe essere un motore elettrico, diesel, quindi ho l'astrazione. Quando gli dico alla macchina di accelerare e il numero di giri va sopra 5.000, se il numero di giri è già 5.000, voglio fare in modo che cambi marcia. Quindi gli dico, ingrana, innesca la frizione, cambia la marcia, disinnesca la frizione. L'altro caso invece, se sono sotto quella soglia lì, non voglio fare assolutamente niente. Sono one off perché sono comandi. Non puzza tantissimo perché è un esempio molto semplice. In tanti altri casi trovate invece, magari a un oggetto gli vengono mandati 20 messaggi diversi per ricevere n dati e poi viene fatto qualcos'altro con tutti quei dati assieme, oppure quella stessa operazione viene suddivisa in una miriade di messaggi. Il problema è che chiaramente in questo caso, siccome qui sto definendo l'interfaccia consumer driven della transmission, me la faccio come mi serve a me. Ok? Quindi a me, quando sono qua, a me non è che interessa che devo mettere la frizione, mettere la marcia e togliere la frizione, a me quello che interessa è cambia marcia. Ok? E quindi il refactor che voglio fare è semplicemente, in questo caso è molto semplice, togliere questi messaggi e avere semplicemente un messaggio che è shift up. Poi dentro come lo fai non mi interessa. E questo è un altro caso in cui avere i messaggi esplicitati qui ti può aiutare un po' prima, cioè te lo rende un pochino più doloroso un pochino prima, ecco. Cioè, vabbè, il refactor qua è stra banale. Shift up, o altrimenti niente. Questa è l'altra cosa importante dei mock, che è un po' consumer driven, quindi mi creo l'astrazione, mi creo come mi serve a me. Se fai altre linee è difficile che ti venga fuori quella di prima. Puoi mostrare la classe di questa? Della transmission, non ce l'ho neanche. No, della carta, è giusto. E qua la tua intenzione dice devo cambiare. Non fa niente, semplicemente chiede l'engine. Qui in questo caso te ne rendi conto perché non c'è nient'altro, perché il codice è molto pulito. Però metti che non sia un esempio. E che è una classe vera, che ha dentro un pochino più di logica. Alle volte questi messaggi qui sono anche sparpagliati un po' per il codice, e però in realtà sono collegati, ti generano variabili che usi nello stesso punto. In questo caso sì, perché se provo a cambiare la marcia prima di innestare la frizione, no buono. Cioè. O se dimentico di disinnescare la frizione, fondo il motore, insomma. Questo è un esempio semplice, quindi creiamo un riassunto del messaggio con pochi o un messaggio solo. Violazione del contratto, questo è un problema sia di codice sia di design. E questo, eccolo qua. Questo è semplice, quindi classe per fare il point of sale che mi vende un solo oggetto, quindi gli passo il catalogo dei prodotti, gli passo il display, quando scannerizzo un codice a barre, il prodotto non viene trovato, mi scatena questa eccezione, sul display mostro prodotto non trovato.
prodotto trovato invece mi torna al prodotto e dico al display mostrami questo prodotto. Quindi l'implementazione ce l'abbiamo, sì. Banalissima, prodotto, mostra il prodotto, se nel frattempo viene tirata un'eccezione. E quindi qua, boh, design, può piacere o no, però insomma è abbastanza semplice. Benissimo, poi mi vado a implementare il mio catalog. E questo è il test del catalog. Violazione del contratto. Dall'altra parte stavo dicendo, quando lo stavo moccando, stavo dicendo se non lo trovi mi tiri eccezione. Poi lo vado a implementare, cambio idea o non mi ricordo più quello che ho fatto e dico vabbè, ma se non lo trovo torno null. I test sono verdi a meno di avere un test di integrazione che mi metta assieme tutto, un test end-to-end. Che vada sui corner case. Che non, cioè, esatto. I test di integrazione non è che... Esatto. Barra verde e... però c'è un bug gigantesco. Come lo possiamo risolvere? Quando lo vado a moccare, quello che sto andando a fare... quando subito dopo che ho finito di definire il contratto, la prima cosa che vado a fare... Prima ancora di andare a fare scrivere l'implementazione, scrivo il test di contratto che sarà valido per tutte le implementazioni del catalogo. Ossia, scrivo un test astratto, tipo questo, quindi è una classe astratta, che mi va a verificare il contratto del product catalog. Attenzione, in questo caso con JMock non riesco in maniera semplice a eseguirlo in automatico sui mock che ho dichiarato in giro per il codice, può essere un problema, grosso o meno, in base un po' anche alla disciplina degli sviluppatori, cioè quanto effettivamente quando hanno fatto sta roba scrivono subito il contratto e vanno a verificare, prima di moccare qualcosa vanno a capire come funziona il contratto di quella roba, se è una roba che già esiste. Quindi scrivo sto test e quello che faccio gli dico, ok, dato un catalogo che ha questo prodotto con questo barcode this exist, no, scusate. Ah, sì, scusate. È tardi. Non vedevo più l'asserzione. Cioè, cazzo. Ok, mi aspetto, perché sta roba qui è brutta. Di solito uso la libreria e quindi puoi scriverla qui sotto o comunque poco prima, o comunque vicino a dove avviene la cosa che lo rende un pochino più esplicito. Quindi mi aspetto l'eccezione. Prodotto esistente, dato un catalogo con dentro questi prodotti, quando ti chiedo il prodotto con questi ID qua, tu me lo torni, mi torni esattamente quel prodottino lì. Vedete che qui come, su che product catalog lo vado a usare, non lo so, potrebbe essere l'implementazione in memory, l'implementazione su MySQL, su Postgres, su Redis, dove vi pare, una cache. E quindi poi tutti i test degli oggetti che implementano quell'interfaccia devono poi estendere questo contract test e quindi se l'oggetto non fa nulla di particolare rispetto al contratto, e qui poi un esempio a parole, l'unica cosa che vado a fare è istanziare, cosa vuol dire fare? Istanziare un repository con quella lista di prodotti. Qui semplicemente è un in-memory, quindi glielo passo. Ipotizziamo sia un MySQL, quello che vado a fare qui è magari invece di lo istanzio, ma quello che vado a fare le insert sul DB in-memory, dove poi lancio il test di integrazione e poi magari le elimino. Ah, oddio, sono DB in-memory, poi muore e buonanotte. Se poi ho dei comportamenti aggiuntivi rispetto al contratto generale che tutti devono rispettare, li vado qui a aggiungere i miei altri test. Esempio classico, un repository che cache. Ok, un repository che fa anche da cache, quindi l'implementazione comunque se lo trovo te lo torno, se non lo trovo ti tiro l'eccezione,
Però la sua particolarità è che tipicamente tu gli inietti un altro repository che va veramente sul DB, hai un oggetto di cache che può essere anche una mappa interna, e quindi quando tu chiami due volte ti aspetti che vada una volta sola, due volte con lo stesso ID, ti aspetti che vada una volta sola sull'oggetto esterno. Ok, quindi nel caso vado ad aggiungere qui gli altri eventuali comportamenti che estendono in qualche modo il contratto. Quella cosa di sbagliare il contratto puoi fare, cioè non è che cambia. Non è automatica, nel senso che si fa così, quel mock che lui ha costruito lì te lo costruisci localmente, sì. Ti fai qualcosa che te lo dà, quindi quando usi quel sì. Mock e quel mock lo testi. Puoi fare così, però ti perdi il fatto che dopo lì hai, invece di avere il context checking esplicitato, devi andare a chiamare un metodo che ti torna già. È un trade-off, è un trade-off. Se ad esempio i miei amici di Double Loop che non usano i mock, usano i fake in memory, sono totalmente coperti da questa roba qui perché non hanno il mock, ma hanno l'implementazione in memory, e quindi anche l'implementazione in memory o anche il fake può a sua volta essere testata col contract test, e quindi sei sicuro praticamente al 100%. In questo caso non può essere sicuro, devi comunque fidarti un pochino della disciplina dei sviluppatori. Io sto sforando un pochino, ma siamo quasi alla fine se non avete moglie a casa. Quindi estrarre il contract test. Altro problema è moccare librerie framework o comunque cose su cui non abbiamo il controllo. E questo anche questo ha delle ripercussioni abbastanza forti ed è legato a quello di prima. Mock libraries. Ok. Supponiamo di avere, non so, l'implementazione del... questo esempio è volutamente stupido, ma dopo vi faccio gli esempi un pochino più subdoli. Qui sto testando unitariamente il repository. E quindi gli inietto un JDBC template che immaginate come se fosse oggetto di Spring o un oggetto di qualsiasi libreria che vi permette di fare le query sul DB. E quindi dico, ah benissimo, sai cos'è, non mi tocca, non devo più neanche testare l'integrazione, non mi serve più neanche il DB memory. Mocco il JDBC template e dico, quando mi eseghi questa query qui con quel parametro qui, mi torni un hash map fatto in questo modo qui, e quindi quando interrogo il repository mi viene fuori quel prodotto qui. Qual è il problema? Scusa? Esatto, io qui sto ipotizzando come funziona il framework e lo sto fingendo, no? E sto dicendo, ah sì, sai cos'è, il framework funziona così, il parametro lo passo così, ma metti che sta roba qui invece di essere un posizionale in questa maniera qui, per la sua implementazione devo passargli invece l'hash o per nome i parametri. Questa roba qui al test verde, però poi quando gli passo il JDBC template vero non funziona. Anche qui è una violazione di contratto, di cui però spesso non avete la possibilità di modificare il comportamento. Quindi qui stiamo usando il mock non più per fare design, quindi per decidere esatto qual è il contratto e quello dei collaboratori, ma qui semplicemente per disaccoppiarmi. L'altro esempio tipico è, non so, quando provate a testare unitariamente un controller da un framework, da un web framework, da un MVC e moccate la sessione, o moccate la web request, o moccate... Testare unitariamente quella roba lì, cioè quando testate unitariamente un controller, per me è già uno smell. Nel senso che nel web controller quello che mi aspetto è che ci sia... Esatto, due righe. Interpreto la richiesta dal web, chiamo qualche collaboratore di dominio che sa gestire quella richiesta e torno la risposta in formato web. Quindi quella roba qui non è che ha bisogno molto di essere testata unitariamente, ha bisogno di essere testata in integrazione per capire se sto veramente usando il framework in maniera corretta. E quindi
quando uso anche questo metodo qua di testing, a un certo punto arrivo con l'oggetto che veramente parla col mondo esterno e quello lo testo in integrazione. È l'unica roba che vado a testare in integrazione. Se proprio dovete testarlo unitariamente, creategli un'astrazione attorno. Qui è già il repository, però supponiamo che sta roba qui, invece di essere dentro un repository, sia in giro da qualche altra parte e voglio andare a moccare il JDBC template perché voglio testare tutta l'altra logica che c'è attorno, è un chiaro segnale che c'è un'astrazione che manca, che mi separa dal mondo esterno, che mi incapsula la porcheria del mondo esterno. E quindi create le vostre astrazioni e testate integrazione solo proprio l'ultimo baluardo prima del mondo esterno. Qui non ho aggiunto l'ultima cosa perché non sono riuscito a creare l'esempio. Altra però cosa, non usate JMOC col codice legacy. Ok, perché come avete visto JMOC è molto... molto preciso, vuole essere molto preciso, e se provate a usarlo per testare il codice legacy vi viene fuori un context checking che è lungo così. Sapete già che quella roba fa schifo, quindi in quel caso lo strumento più adatto è un tipo degli spy, che quindi sono più permissivi, quindi li inietto, e gli spy, quando parlo di spy penso tipo a Mockito, quindi li posso iniettare, se vengono chiamati ma in quel test non mi interessa quel tipo di interazione, perché magari sto mettendo sotto test una piccola parte perché voglio rifattorizzarla, mi torna un valore di default in tutti gli altri casi, perciò non mi interessa, non mi fa impazzire il test, e nel test non ho una roba lunga 200 righe. Per riassumere, quindi, i mock sono uno strumento affilatissimo proprio di design. Se vi accorgete che state usando il mock semplicemente per disaccoppiarvi, c'è uno smell. L'altra cosa che vi dicevo all'inizio del fatto che JMock permette di moccare solo interfacce, c'è un motivo, ed è il fatto che è pensato per moccare delle astrazioni, per creare dei double di astrazioni. Infatti una roba che si dice spesso è mock roles, not classes. Il fatto che devo creare un'interfaccia mi fa pensare che potrei avere tipo n implementazioni, o che comunque c'è un'astrazione di mezzo che voglio creare. Quando invece vado a moccare una classe concreta, almeno io personalmente a volte faccio più fatica a pensare all'astrazione, perché penso già all'implementazione, e quindi quello che mi viene fuori magari è un messaggio che già, come dire, fa trapassare dei concetti di implementazione che non vorrei far passare. E se proprio mi sento fortemente a disagio a creare un'interfaccia, allora magari quella roba lì non la devo moccare, magari c'è qualcos'altro. Ad esempio, non so, l'interfaccia con i getter. Imparare come usarli e quando usarli. Perché anche qui, come avete visto, tutti gli esempi che abbiamo visto sono esempi di test di oggetti che coordinano altra roba. In questo caso JMock va benissimo. Quando però si arriva più all'interno del dominio, e quindi iniziamo a avere l'entità, e quindi il test sull'entità, quelli lì non funziona più questo processo. Cioè arrivi a definire magari il repository che ti torna l'entità, ma poi quando devi testare l'implementazione dell'entità che fa qualcosa, che ha un comportamento, che fa dei calcoli, che implementa della logica, quello lì è test di stato canback 1.0, cioè proprio as is, primi esempi del libro. Quindi anche capire quando questa roba qui è molto utile venendo da fuori fino a un certo punto. Pensate tipo all'architettura esagonale, quindi inizio a avere coordinatori, gente che parla con repository, con cose, e poi quando arrivo proprio al cuore del dominio, l'entità e value object, tutta quella roba lì, non la testo con JMock. Non ha senso guidare il test con questo strumento. E ascoltate il feedback del design. Se il test fa schifo, avete visto che di problematiche legate esclusivamente al test sono poche, che erano tutte le one-off e l'altra non mi ricordo neanche più.
Tutti gli altri casi erano problemi proprio di design del codice. Problemi che possono essere più o meno gravi, che però, appunto, quando il test inizia a essere così complesso è perché c'è un problema di design. Quindi posso ascoltarlo e dire, boh, per me questo per adesso non è un rischio troppo grosso, ci passo sopra. Oppure posso dire, ah, però sta roba qui inizia veramente a essere un casino, la ridisegno, la rifattorizzo in un altro modo. Risorse, il libro con cui partire per questa roba è appunto il Steve Freeman e Ned Price, Growing Object-Oriented Software Guided by Test, che è proprio il libro che ha dato il via a tutto. E tante volte in realtà, cioè tu adesso hai portato l'esempio invece di Ken Beck che dice che si possono usare i mock, tante volte invece, tipo in questi giorni Ken Beck ha twittato una roba dicendo che i test non si devono rompere se cambia la struttura interna, però questo è firmato da Ken Beck. Quindi non è che Ken Beck dice no, non usate i mock. Esatto. Il punto è quanto li usi e che contesto li usi. La questione è alla fine se li usi secondo tutte queste limitazioni, stiamo forse riportandoci più o meno alla stessa tecnica? Perché là dove il dolore tu lo senti dalla dichiarazione dei mock, un kentbeckista lo sente nella complessità del setup. Sì. A meno anche lì di nascondere il setup sotto il divano. L'obiettivo non è nascondere il setup. No, esatto. Se si inizia a nascondere sotto il tappeto. Sì. Questa tecnica aumenta un pelo il dolore, però sì. Che bene. Ah sì. Cioè nel caso di voler fare del design migliore, sì, in generale magari no. Non immaginate cose strane. Altra cosa, altra risorsa buonissima è il corso di TDD di Reinsberger. In realtà non c'è solo questo modo di fare design, c'è anche, fa praticamente lo stesso esempio di implementazione, lo fa prima alla maniera classica, ma facendo proprio i baby step, facendovi veramente capire anche come funziona veramente il TDD classico, quindi inizia. Non so, invece del repository all'inizio ha una mappa interna arcodata, poi sposta fuori la mappa, poi estrae la mappa, diventa un repository. E poi dopo fa vedere invece come farlo con i mock, con Gmock. E quindi questo è un corso, è a pagamento, però vale ogni singolo centesimo e questo ve lo posso garantire. Da lui ho imparato veramente tantissimo. E infatti anche l'altra risorsa è un suo talk, questo è gratuito. In realtà parla più della problematica di avere test che testano tanti comportamenti assieme. Fa riferimento a come i mock possono in questo caso aiutare a ridurre il numero di test necessari e quindi la probabilità che scriviate questi test. Grazie. Domande, qualcos'altro che consideriamo sempre, siamo un po' in ritardo e quindi momento topico della serata, pizza o quello che volete, birra, adesso vediamo se c'è un locale qua vicino. Dani, prossimi eventi, prossime comunicazioni XPUG? Dani o Edoardo? Fabio? Se qualcuno vuole proporre qualcosa, come fa? Sicuramente proponetevi, se avete talk, cose da portare per gli XPUG, noi siamo sempre alla ricerca, siamo alla ricerca anche delle sedi, cioè qualcuno vuole, ci piace cambiare sede, vedere diversi uffici, e quindi ogni volta insomma, cerchiamo posti nuovi. E proponetevi per i talk, secondo me è un ottimo modo anche per prepararsi un talk, provare la prima volta, provare dei talk da portare alle conferenze. Modo e basta.